voi non siete che un bambino spaventato. Non è successo niente, è proprio niente. Certo, era un bel vaso. Me lo ricordo lì da una quindicina d'anni. Che guaio, viene la fine anche per gli uomini. Cosa vuoi che conti un vaso? Ti sei spaventato tanto, Lev Nikolajevic? Basta, caro, ora basta. Mi fai paura sul serio. Sì, tre serie. Calmatevi, amico mio. I vostri sentimenti sono bellissimi, ma eccessivi. Sì, ma non è niente, ragazzo, non è niente. Continua, se vuoi, ma senza appannarti. Davvero mi perdonate? Anche voi, Lisaveta Prokofievna? Allora non ho offeso nessuno e sono felice. E mi perdonate tutto, tutto, oltre il vaso? Ieri Aglaia Ivanovna mi consigliò di non parlare. Lei sa che parlando di certi argomenti faccio ridere. So che farei meglio a stare zitto. Quando riesco a stare zitto posso sembrare perfino saggio. E poi ho il tempo di riflettere. Ma ora è meglio che parli. Ormai ho cominciato. Tutto voglio spiegare. Tutto, tutto. Oh, sì. Voi credete che io sia un utopista? Un idealista? Oh, no. Io invece ho delle idee molto semplici, ve lo giuro. Mi credete? Sapete che qualche volta sono vile perché perdo la fede? Poco fa, venendo qui, avevo paura che non mi capiste. Che paura avevo per voi. Una paura terribile. Ma ora sono felice. E non importa nemmeno se siamo ridicoli a volte, è meglio anzi, perché possiamo perdonarci più facilmente e possiamo essere umili. E siamo superficiali anche, abbiamo cattive abitudini, ci annoiamo, non sappiamo vedere, non sappiamo capire. E siamo tutti così, tutti. Voi, io, loro. Questo lo dico a voi. Perché avete saputo capire e non capire. Perché saprete perdonare anche chi non vi ha offeso. Questa è la cosa più difficile. Ascoltate. Io so che parlare soltanto non basta. Bisogna dare l'esempio. Cominciare. Io ho già cominciato. Io non sono di quelli che salvano i cuori, liberano le anime e scacciano il dolore. Io sono sicuro invece di ispirare il disincantamento e il disgusto. Io non sono capace di cullare, anche se qualche volta ho tentato di farlo. Ma cosa contano il mio dolore e il mio disgusto se ho la forza di essere felice? Sapete, io non capisco come si possa passare accanto a un albero e non essere felici di vederlo. Parlare con un uomo e non essere felici di amarlo. Oh, quante cose stupende si incontrano ad ogni passo. Guardate un bambino, guardate l'alba, l'aurora, guardate l'erba che cresce. Guardate gli occhi che vi guardano e vi amano.